L'eccidio delle fosse ardeatine è avvenuto nella zona delle catacombe, negli avvallamenti tra le cave di pozzolana tipiche della zona sud di Roma, tra l'Ardeatina, la più antica. La stessa parola catacomba significa vicino agli avvallamenti, e qui venivano a seppellire i morti, e questo invece è diventato un luogo, una tomba, perché è una catacomba per 335 persone assassinate a freddo in rappresaglia dell'azione di guerra di Via Rasella. Io abito a Roma, proprio vicino alle fosse Ardeatine, e tutti i giorni andando al centro per lavoro e tornando la sera ci passo davanti, e non distrattamente, ci dedico sempre un pensiero, lento, sbircio, oltre quel cancello, vedete, non è mai spalancato, perché è proprio una soglia stretta da varcare, la coscienza che si lascia un mondo per entrare in un altro. Roma è una città segnata dalle fosse. Boh, saranno forse un centinaio le lapidi, che sono sempre imbellite o da un mazzo di fiori, una corona, anche se spesso secchi. Queste lapidi stanno sui muri delle case di chi ci rimise la pelle qui, o nel tratto di strada dove furono proprio presi, strappati alla vita. E queste lapidi stanno un po' ovunque, nei quartieri borghesi e in quelli popolari, perché qui c'è stato di tutto, professori di liceo, operai, tutti maschi. E queste lapidi sono state per me sempre come una specie di pietra d'inciampo, ante litteram, Roma le ha sempre avute. E quando vengo qui l'emozione sempre più grande è quella di passare da questa apertura luminosa, favorita anche dal cielo, spesso così bello, a questa soglia che nel buio dove furono portati. Queste sono le pareti di tufo delle cave di pozzolana, per le quali poi furono sommersi. Loro non si salvarono e furono sommersi letteralmente, perché furono poi fatte brillare delle mine per far crollare le volte di queste cave sui cadaveri. E questo è il percorso verso il buio. E qui, a pochi metri da dove furono trucidati, riposano le salme, un ordine numerico inversamente a quello dell'uccisione. Gli ultimi a essere uccisi furono ritrovati per primi, stanno qui davanti. Qui davanti c'è anche Gioacchino Gesmondo, un professore di latino e greco del Pilo Albertelli di Terlizzi. E dietro vedo quella di Mario Magri, 21 anni tra carcere e confino fascista, per poi finire qui. E ci sono ancora diverse tombe ignoti, ancora riconosciuti, anche se negli ultimi 10 anni, tra 2012 e 2021, ben 5 salme sono state identificate, hanno avuto un nome. Ci sono tanti fiori sempre qui a Ardeatina, tanti.